Da Cernobbio siamo con Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio. Oggi è stato presentato la vostra indagine a 20 anni dall'euro. Qual è la rilevanza che emerge maggiormente da questa vostra indagine? Che l'euro e l'Europa non dovrebbero essere accusati dei nostri difetti che sono assolutamente nazionali, tutti italiani. I numeri parlano abbastanza chiaro in termini di crescita, tasso di disoccupazione. Noi siamo a distanze siderali dagli altri partner, sia grandi che piccoli, e quindi attribuire un'entità esterna come un'entità sovranazionale è un errore, perché gli altri hanno beneficiato, noi no. Forse con i bassi tassi di interesse, tanto per citare un vantaggio dell'Europa, con quel periodo che continua ancora i bassi tassi, avremmo dovuto fare gli investimenti per aggiustare la nostra socioeconomia. Non l'abbiamo fatto e ce ne paghiamo le conseguenze. Cosa bisognerebbe fare, secondo lei, per uscire da questo momento di crisi? Lei l'ha spiegato durante la conferenza, Sangalli ha dato quella che è un po' la ricetta di Confcommercio, ce la può sintetizzare? Sì, ci sono due fronti. Uno è salvare il salvabile, diciamo, rispetto all'onda sovranista, quindi approfondire e completare l'unione bancaria, che è una cosa che si può fare, per esempio aggiustando il codice civile dei singoli paesi, omogeneizzandolo. Poi c'è il discorso della garanzia comune sui prestiti. L'altra cosa importante è che probabilmente è anche attuabile, possibile, realizzabile, cioè lo scomputo degli investimenti pubblici cofinanziati per il tutto dal calcolo del deficit. E questo, diciamo, sul versante internazionale europeo. Sul versante interno bisognerebbe por mano alle cose che mancano, cioè la logistica, trasporti, infrastrutture, l'eccesso di carico fiscale. E queste due cose dovrebbero rafforzare la fiducia delle famiglie e delle imprese sul futuro prossimo, sia sul piano internazionale che sul piano interno. Ecco, ma come si può fare un qualcosa del genere, nel senso aumentare gli investimenti, quindi favorire la crescita e magari, come vorrebbe fare il governo, anche magari tagliare pure le tasse nel 2020? Come si fa? Allora, realisticamente non mi pare che i pezzi possano stare insieme, è un puzzle che prende da diverse cose, le tessere come giustamente state dicendo lei, non tornano, non vanno insieme. Bisogna fare una cosa alla volta. Intanto la prima cosa da fare è disinnescare le clausole di salvaguardia. Per farlo da oggi bisogna cercare di aumentare la lotta all'evasione e all'elusione, risparmiare qualcosa sulla spesa pubblica, che si può fare, e eventualmente provare a vendere qualcosa, anche poco, di patrimonio immobiliare pubblico per raggiungere questo primo obiettivo. Poi vediamo, ok? È inutile mettere tutte le cose insieme, perché oggi il momento è molto difficile. Lei ha parlato anche di manovrina per dare un segnale all'Europa. Sì. Perché è così difficile fare una spending review in Italia, secondo lei? Perché la spending review va a toccare subito pochi soggetti che subirebbero i tagli in maniera molto dolorosa e quindi urlano tanto, mentre i benefici della spending review si vedono più avanti nel tempo e sono piccoli benefici di cui godono tutti, e quindi c'è questo squilibrio, diciamo, sulla fattibilità politica della spending review. E lo statista, a differenza di chi insegue il consenso del domani, diciamo il presentista, lo statista che guarda al futuro, è uno che invece tiene in debito conto di questi effetti. Poi la spending review va assolutamente fatta, perché se no noi non riusciamo a fare quegli investimenti pubblici di cui tanto si parla, ma anche si straparla. Gli investimenti pubblici sono una cosa buona se funzionano, se sono fatti in un contesto di assenza di corruzione, di selezione efficiente dei progetti e via discorrendo, ma non sono la panacea per tutti i mali.